Play. Ciao a tutti scuole pesciolini, sono Mami di Diddy Little Sharks e vi do il benvenuto in questo quarto episodio di questa magnifica, stupendissima serie. Siamo in Poketown. Penso che sia sempre uno dei migliori Jokemon. Ho fatto l'unione di gioco e Pokémon. Ok, iniziano le minchiate in questa domenica di luglio. Mi sembra di essere Battisti. Ok, un attimo di concentrazione, dannazione. Dicevo, Poketown, per chi non lo conosce, è un gioco MMORPG per Android basato sui Pokémon e anche, se vogliamo, open world, e ci sto giocando da un pochino. Quello che vedremo oggi, prima di cominciare veramente il video, sarà la super squadra di leggendari, e in particolare li vedremo uno per uno in azione, in combattimento. Ragazzi, l'ultimo è una cosa pazzesca, quindi ve lo farò vedere, ma è una cosa pazzesca, c'ha un power pauroso. Detto questo, prima di cominciare, come al solito, vediamo un po' di... ragioniamo insieme sui commenti che mi avete scritto sullo scorso video, ma non solo, dovrei salutare Blazed PvP, perché me l'aveva chiesto, gliel'avevo promesso, e quindi ecco fatto. Oltre a questo, ho visto che molti di voi mi hanno detto shoppa Gengar, tanto poi diventi VIP più uno. Alcuni mi hanno detto no, ma tieniti Gastly e fallo evolvere. Allora ragazzi, ho deciso, non in questo episodio, ma nel prossimo shoppo Gengar, anche online gift, ok, prendi, anche semplicemente perché cioè, per far passare Gastly a Gengar ci vuole un po', perché per far evolvere i Pokémon in questo gioco è un attimino difficilotto. Ma vi dico, vi anticipo, vi spoilerò qualcosina. Non vi consiglio di saltare subito alla fine del video, perché ci arriveremo insieme. Se volete vedere una mega evoluzione, vedetevi il video fino alla fine, perché ragazzi sarà una cosa paurosa. Detto questo, io comincerei con il primo Pokémon della serie dei super leggendari, così li ho chiamati io. Sono quattro Pokémon magnifici, superbi, e vediamo insomma chi se la batte meglio. Vorrei che nei commenti mi scriveste quale di questi quattro Pokémon che andremo a utilizzare insieme nei combattimenti, per le quest, eccetera, secondo voi è meglio. Quindi fatemi sapere un po' nei commenti. Il primo Pokémon che andiamo a utilizzare è l'amico Panzone, che tanto abbiamo visto nello scorso episodio, ma per completezza della super squadra dei fantastici 4 Pokémon super rari che vi farò vedere in questo video, ve lo mostro. Quindi, cosa intendo per mostrarvelo? Intendo che voglio utilizzare solo quel Pokémon che vi sto mostrando per, insomma, far combattimenti e fare sta roba qua. Upgrade 3 Pokémon tuo livello 3. Quanti ce ne ho? Ce ne ho 850 milioni. Dai, che mi devono salire i livelli, Pokémon. Dai, su, dammi esperienza, testa di minchia, forza. Quindi il primo che utilizzeremo, ve lo svelo già, è Snorlax. L'abbiamo già visto negli altri episodi. E ha un power decente. Io non apro la schermata Pokémon perché non vi voglio spoilerare gli altri Pokémon che vi faccio vedere. Però è carino. Allora, quindi vorrei che arrivassimo al primo combattimento, se no non vi posso far vedere una beneamata minchia. Dopodiché vi faccio vedere sto benedetto Snorlax. Dai, Snorlax, corri, amico panzone. Che poi, giustamente, mi avete detto, vedi che non è proprio un amico panzone piccolino. Cioè, questo coso è alto 2 metri, è tipo un tir che si muove dietro di te, ondeggiando e sballonzolando la tua ciccia. Quindi, voglio dire, non è proprio un amichetto. Altra cosa che vi voglio assolutamente aggiungere: se vi ricordate, il mio Super Pikachu, che è di grado blu 2 stelle ed è niente male, ha power 1077. Tutti i Pokémon che vi sto a livello 14, tutti i Pokémon che vi sto facendo vedere ad un livello almeno 7-8 livelli inferiori a Pikachu, senza essere potenziati, senza avere niente di particolare, sono oltre i 1000 di power. Quindi c'è veramente da sbalordirsi in questo video, se riusciamo a combattere. Cioè, vi sto tanto facendo la preparazione, poi magari saranno delle cagate. Non sono delle cagate, fidatevi, andate avanti. Finalmente il primo allenatore. Possiamo provare immediatamente Snorlax, come vi dicevo, e vediamo come si comporta il bambinone grasso. Vieni qua, Snorlax. Ok, abbiamo 5 Pokémon contro. Ok, Snorlax deve fare proprio un bel lavoro, altrimenti rischiamo male. Purtroppo devo ammettere che ha solo 2 mosse, quindi non è il massimo. Questo aumenta la special death di Snorlax, però dovrei andare soprattutto di Tackle. Ragazzi, non cambierò il Pokémon finché non mi muore, quindi vediamo un po' che cosa mi combina. Tenete conto che è un Pokémon grado S e c'ha veramente, veramente tanti HP, 550, per essere comunque un livello 13, non è malaccio. Non cambio Pokémon perché non voglio essere super efficace in questi combattimenti, voglio semplicemente farvi vedere esattamente questo Pokémon come si comporta nel combattimento, come
resiste ai danni, eccetera eccetera. Poi se vi piace, magari lascio la parola a qualcuno più esperto, tipo Jackton e Andrew Mariani, sotto al video, per spiegare magari determinate dinamiche, perché contro determinati Pokémon si è comportato meglio, perché contro altri no, eccetera. Per esempio, vedete, con Lunatone gli ha tirato una panzata. Ops, mi ha un attimo confuso. Con una panzata gli ha tirato via mezza vita. Quindi io non sono espertissimo, quindi lascio la parola ai super esperti. Intanto si sta comportando bene. Pikachu non ci dovrebbe fare un granché di danno se non ci paralizzano. Ci ha confuso Cazzarola. Mi sa che ci muore. E se ci muore, ragazzi, metto subito in campo il secondo Pokémon che avevo intenzione di usare. Ma Snorlax, sei un pirla. Sei un pirla. E lasciamo spazio a Tyranitar. Bam baby, bam bam. Tenete conto che è semplicemente sempre un grado S, ma è semplicemente un livello 7. Però siamo fortunati perché contro Pikachu abbiamo il tipo roccia, quindi dovrei essere resistente. E oh mio Dio, la potenza. Oh mio Dio, gli ha tirato solo un morso. Ora siamo roccia dark contro roccia psico. E ci abbiamo pure la super potenza. Vai, Madonna mia! Vai, Tyranitar! Ma quanto si poa! Quanto si poa! Marsh Stomp potrebbe farci un attimo il culo, perché è acqua ground. Però vediamo come si comporta. È anche velocissimo, Madonna! Ragazzi, è livello 7! È livello 7! È incredibilmente livello 7. Io ho preso solo 2 stelle perché ho perso un Pokémon. Ora ne prendo subito 3, rifacendomi l'allenatore con Tyranitar. Oh mio Dio, bellissimo! Fino ad ora mi sa che Snorlax Tyranitar vince Tyranitar. Prima di continuare vorrei aggiungere una piccola informazione che avevamo saltato. Allora, Snorlax, vedete, questi sono gli value di Snorlax, quindi ottima speed, buona attack e ottimi HP, quindi penso che siano buone statistiche per lui. Invece Tyranitar, super speciale S attack, cioè S attack altissimo, attacco altissimo e speed altissima. In ogni caso riesce a incassare molto bene, penso che dipenda dal Pokémon. Prossimo che proveremo è Lucario. Guardate che cazzo di Pokémon mi è uscito! HP, S attack, S def, speed altissima. Porca di quella maledettissima. Cioè, le mosse che impara sono principalmente normali, però con Dark Pulse, che dovrebbe essere speciale, quindi utilizzerò lo Special Attack, dovrei fare il danno della Madonna, mentre queste qua sono fisiche. Ottimo, ottimo, non vedo l'ora di utilizzarlo contro il prossimo allenatore. Vai Lucario. Ed è il momento di Lucario, che entra in gioco per questa sfida. Quindi sarete sempre voi a decidere qual è il migliore dei Super 4, dei Pokémon Super 4, di Super 4 Pokémon, come cazzo sono. E vediamo come si comporta in questo combattimento. Oh oh oh, abbiamo un Electabuzz, sempre di livello 7, ragazzi. Però questo è un grado A, quindi potrebbe risentirne un attimo. Io vado di Special Attack, sperando che... Oh my god. Oh my god. Oh my god, non resiste, no, no, tantissimo. Any attack with the thrust. The user endures any attack. Its chance of failing rises if it's. Quick attack, non penso che sia una buona scelta. No, 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 no. Andiamo sempre di Dark Pulse, ragazzi, ma non resiste un granché. Purtroppo questo Pokémon ha molta meno resistenza. Oh, che culo! Che culo, ragazzi! Benissimo. Devo dire, non è proprio un Pokémon da serie A. Vediamo contro Fortress come si comporta Lucario, sperando che non ci one shoti proprio all'istante. È stramortissimo. Ora viene il turno del super mega Pokémon che vi dicevo. Ragazzi, questa è una cosa pazzesca, paurosa. È la mega evoluzione di Aerodactyl. È mega Aerodactyl, 500 HP a livello 7, più di 2600 power a livello 7. Snorlax e Tyranitar non arrivano e sono a livelli più alti. Cioè, non ci posso credere. È una cosa paurosa. Poi appena finisce il combo, guardatelo. Guardatelo come si comporta. Appena finisce il combattimento vi faccio vedere le statistiche, gli value. Ma è una cosa bellerrima. Scusate se utilizzo a volte le stesse parole di... come si chiama? L'avete capito, insomma. Non mi ricordo, quell'altro youtuber lì. Come cazzo si chiama quello che fa Ark? Vabbè, l'avete capito. Scusate, ma lo guardo anch'io, quindi è normale che ogni tanto mi vengano... venga influenzato. Ci influenziamo a vicenda. Madonna mia, ragazzi, no, ma io questo vi faccio un altro combattimento solo con lui, perché merita veramente un... cioè, questo è solo di livello 7, non ho potenziato un cazzo. Però la cosa positiva che vi devo dire assolutamente è questa. Questo è l'unico Pokémon che quando l'ho avuto era già 2 stelle.
oh my god, no, tu devi diventare visibile, io ti porto in giro per il mondo. Vediamo gli value, SAT, HP e difesa, decente. Ditemi come potrei ancora migliorarlo. Sicuramente lo devo potenziare come grado. Sicuramente le stelle direi che sono già altine, è difficile aumentarle ancora. E credo che entrerà nella mia squadra definitiva insieme a Tyranitar. Quindi si sta un attimo delineando il mio squadrone. Mamma mia, Mega Aerodactyl. Mamma mia, la distruzione di massa. Che i value pazzeschi che mi sono venuti fuori. Mamma mia. Bene, è ufficiale, questa è la mia squadra personale. Quindi al primo posto abbiamo Mega Aerodactyl, che è una cosa pazzesca. Poi c'è Snorlax, c'è Tyranitar, c'è Gardevoir, c'è Pikachu e c'è Charmander. Quando prenderò Gengar, penso che sostituirò Gengar a Charmander, sperando che mi venga con degli value molto molto validi. Ora, ultima sfida prima di chiudere il video, sarebbe provare il nostro Mega Aerodactyl nella Lega. Quindi andiamo in Instance, Elite 4. Oh, oggi è domenica, quindi ce li ho tutti. Fantastico, fatemi un attimo vedere quelli che mi servono di più, perché ce ne ho di meno, e procediamo. Ok, io ho esattamente Ala e Olivia come tipo di pack, quindi vado a sconfiggere il Ghost Acerola, Ghost Master Acerola, che mi dovrebbe dare più che altro pietre per far evolvere i Ghost, questa gente qui. Vediamo se mi dice esattamente che mi dà. Bug, Fighting, Poison ed Ice. Bah, insomma, non è molto molto utile. Mentre questo mi dà Steel, Dark, Ground e Fairy. Penso che sia meglio questo. Direi che sia meglio questo. Quindi andiamo su Kylie e prendiamo, vediamo che cosa riusciamo a fare. Go Challenge, quindi non l'ho mai battuta. Quindi speriamo che il nostro Mega Aerodactyl, che vi ricordo è un livello 7, non è neanche di livello 14 come gli altri, è un semplice livello 7. Vediamo come si comporta contro la Lega, quante botte prende, quanto... Madonna mia, quanto cazzo c'hai di vita però, figlio. Madonna, tu sei una bestia, io ti amo. Mi sta venendo voglia. Non so se vi ricordate chi ha guardato la serie su A-Monster, dove c'avevo il Pinsir super epico. Ragazzi, questo batte ogni Pinsir super epico. Cioè, provate a venirmelo a sconfiggere, vi fa un culo quanto una casa. Sarebbe divertente se voi usaste... Quanto sei nano! Quanto sei nano, capite? Sei nanissimo! No, io non ci posso credere, one shot a tutti, è una velocità mostruosa. Cioè, io se lo potenzio un attimino, che cazzo mi diventa? Non me lo prendete più! Mi dovete venire a sconfiggere con i Pokémon di livello 800 milioni! Due Kylie Pack! GG. Però io vorrei, dai, solo per scopo videoattico. Di solito si dice didattico a scuola, però su YouTube si dice videoattico. Mi sconfiggo anche Ghost, quindi Acerola, anche se non mi interessa molto avere il suo reward, giusto perché voglio sconfiggere questi Little Giratina. Vediamo come si comporta il mio Mega Aerodactyl. Ma io non ci posso credere che hanno dato sto super mega Pokémon. Cioè, ce ne stanno milioni che hanno dato a sta gente. Cioè, tutti hanno un Mega Aerodactyl in casa. Ma com'è possibile? Mamma mia, quante potenze. Non oso immaginare se ad esempio da Gengar vado a fare un'evoluzione, lo faccio diventare un Mega Gengar. Oh, a proposito, appena finisce questo combattimento, vediamo se Mega Aerodactyl si può far evolvere. Anche se sarebbe impossibile, perché per farlo evolvere dovrei avere un altro Mega Aerodactyl. Per avere un altro Mega Aerodactyl dovrei avere tipo 10.000 milioni di Aerodactyl. Penso che sia una cosa letteralmente impossibile. Però vediamo un attimo se io posso... vieni qua, bello. Allora, evolve. Madonna. No, mio Dio. Salvami da questo. Cioè, potrebbe diventare un Mega Aerodactyl R2. Che cazzo diventi? Però abbiamo bisogno di averlo a livello Awaken R6. E più avere 150 Rock Stone. Oh mio Dio. E 150 Flying Stone. Ma giusto due minchiatine. Awaken a livello R6 abbiamo bisogno, cioè, del macello. Solo per portarlo ad Awaken R1, che comunque mi alza tantissimo le statistiche, io ho bisogno di 400 di sti cosi che si possono trovare. Ah, si possono anche comprare. Vediamo quanto costano, giusto per curiosità. Beh, sì, è ufficiale, costano un macello e non è fattibile. In ogni caso, ok, abbiamo distrutto la gente, cioè peggio.
questo Megalodactyl direi che ha passato i super test, ma scrivetemi voi nei commenti quali dei super 4 Pokémon preferite di più, quindi aspetto voi. Io per questo video vi saluto, vi ringrazio per avermi visto fin qui e mi auguro di continuare a fare i video, non come le ultime due settimane che ho stoppato, mi dispiace, vi chiedo scusa. Ci vediamo noi la settimana prossima, stesso orario, sugli stessi schermi, stesso gioco. Un saluto Sharkzen a tutti, ciao!